Have you just started learning Italian and want to improve your real, authentic vocabulary? Then you are in the right place. Hi guys, welcome to this new video. My name is Arianna, but if you want, you can simply call me Ari. In this video, we are gonna read together an easy short story in Italian for beginners, A1, A2 levels. And after that, there will be a short test. The test will be composed by two parts. The first is the comprehension test, and the second is the vocabulary test. During the test, you will be given all information and instruction in English. During the reading, you will find this book symbol in the bottom right corner of the screen. Whenever you see it, you should pay attention to the orange highlighted words in the text. They will be either the most important or the most difficult of the story, and they will be useful for the vocabulary test. For these words, you will also find the English translation to help you. So, enough talking. If you're ready, let's start reading. I due taglialegna. Due taglialegna lavorano nella foresta. È il loro primo giorno di lavoro. Il capo dice ai due uomini: Assumerò solo uno di voi. Chi riesce a tagliare più alberi in un giorno può rimanere. Così i due uomini iniziano a tagliare gli alberi. Il primo taglialegna è il più veloce. Colpisce l'albero senza fermarsi. Dà un colpo, poi un altro, senza sosta. Il secondo taglialegna, invece, è più lento. Colpisce l'albero e ogni ora fa una pausa. Poi ricomincia a colpire l'albero e l'ora dopo fa un'altra pausa. Al tramonto, il primo taglialegna è a metà del suo albero. È stanco e non riesce più a continuare. Il secondo taglialegna, invece, ha finito il suo albero. Il primo taglialegna non crede ai suoi occhi. Non capisco, come hai fatto a superarmi se ogni ora facevi una pausa? Il secondo taglialegna sorride e risponde: Hai visto che ho fatto pausa tutte le ore, ma non hai visto che durante la pausa affilavo la mia ascia. Qual è la morale del racconto? Questo racconto insegna che per raggiungere un obiettivo, qualunque esso sia, bisogna avere tanta pazienza e un buon metodo, esattamente come il secondo taglialegna. So now it's time for an easy and short comprehension test. There will be two questions and you will have 5 seconds to find the correct answer. Listen again to this story if you need to, that's totally okay. Sei pronto? Allora cominciamo! Domanda 1. Alla fine, chi è stato il taglialegna più veloce? Il primo taglialegna. Il secondo taglialegna. Nessuno dei due. Il secondo taglialegna. Domanda 2. Perché il primo taglialegna perde la gara? Perché è lento? Perché non taglia l'albero? Perché non ha un buon metodo? Perché non ha un buon metodo? And finally, we have a very short vocabulary test. You have to guess the correct answer, which is one of the highlighted words in the text. Come on, you can do it. Let's go!
So try to find the correct translation into Italian to this phrase. I can't believe my eyes! Non credo ai miei occhi! Quindi, quante risposte giuste hai fatto? Fammelo sapere con un commento sotto al video. Ok guys, this Italian phrase, non posso credere ai miei occhi, is worth explaining. You will find this form in written situations, usually. But in oral situations, in a colloquial situation, it is more natural to say non posso crederci, non posso crederci, or non ci posso credere, non ci posso credere. Let's see some examples. Ah, non posso crederci, ho preso un brutto voto nella verifica. Non posso crederci, ho preso un brutto voto nella verifica. Ok? I can't believe it. Or, non posso crederci, ho preso la patente. Non posso crederci, ho preso la patente. Ok? So, you could find this form both in negative and in positive situation. Also, this ci form may be placed after the verb in infinitive, for example, non posso crederci, after credere, or non ci posso credere, so before the entire verb. This is exactly the same. It doesn't change the meaning. So, what does ci mean? It is not so straight, it is not so simple to answer to this question, but in this case it means it. So, I can't believe it. Non posso crederci. But, remember, it may also have some different meanings according to the context. And so, guys, I think this is enough for today. I hope you enjoyed the video and that it was useful for you. If so, please smash the like button, leave a comment below and subscribe. Ciao, alla prossima!